sommossa. Sono circa una quarantina di poliziotti in assetto antisommossa che questa mattina sono qui a chiudere via Giannone, dove questa mattina si staccano luce e gas alla casa occupata dai ragazzi dell'ex bottiglieria di via Savona. Anche un cartello si legge: da Acerra alla Bolivia fino a via Giannone A2A, società a servizio del padrone. La polizia è andata via, è circa la 1:15, sono passate un paio d'ore, i lavori sono stati effettuati, luce e gas sono stati chiusi, ma i ragazzi sono tornati nella casa di via Giannone.